Ciao a tutti ragazzi e bentornati. Come vedete sono qui con un altro unboxing. Questa scatola in realtà l'avete già vista. Infatti ve l'ho fatta già vedere qualche giorno fa, però non vi ho fatto vedere che cosa c'è al suo interno. E idem da questa parte. Questa scatola è arrivata proprio pochi giorni fa. E cosa c'è qui dentro? Beh, due stampanti 3D. Da qui il titolo Unboxing in 3D. Lo so, era un po' clickbait, ma non fateci tanto caso. Detto questo, perché vi sto portando questo unboxing? Perché queste due stampanti sono due stampanti con due tecnologie totalmente diverse una dall'altra. E in futuro porterò sicuramente anche un test di queste due stampanti, così per vedere quale stampa meglio, anche basandoci un po' sul rapporto qualità-prezzo, perché è importante. Comunque sono tutte di fascia abbastanza bassa. Questa sono certo costare intorno ai 300 euro. Questa sinceramente non me lo ricordo, vi lascio comunque i link a tutti e due i prodotti qui sotto in descrizione. Ok, direi di fare quindi un unboxing. Allora, per quanto riguarda questa in realtà è molto semplice. Facciamo così. Perfetto. Come vedete è molto piccola e compatta, arriva già praticamente così, non bisogna montare nulla, solo il piatto che potete vedere qui dentro, ma adesso poi ne parliamo più attentamente nel dettaglio e sarebbe questa parte qui dove si attaccherà il nostro oggetto 3D, quindi è molto interessante. Mentre per quanto riguarda l'altra stampante, beh, le cose si complicano un po' perché è un kit, non complesso da montare, ma ci vorrà qualche ora e non credo che voi abbiate la pazienza adesso di ascoltarmi, quindi facciamo così, vado a montarla e torno. Ed eccola qui, come vedete è decisamente più ingombrante rispetto a quest'altra, anche il piano di stampa è diverso, ma entreremo un po' nelle specifiche delle due tra pochissimo. Ovviamente questa è una classica stampante ad estrusione, quindi dove la plastica viene presa da un filamento, fuso e poi strato dopo strato viene realizzato l'oggetto 3D. Mentre da questa parte abbiamo una stampante a resina. E la resina arriva semplicemente in una bottiglia come questa. Questa è una resina nera, ma ci sono anche altri colori. È ovviamente liquida e quello che fa è reagire alla luce UV. Esattamente come la stampante con i filamenti in plastica, anche questa stampa strato dopo strato, però in maniera un po' diversa. Direi quindi di partire a parlare un po' di questa stampante che mi è stata inviata dall'azienda Elego che l'ha realizzata. Si chiama Mars 3D e come potete vedere è una stampante molto compatta per oggetti veramente molto piccoli o parti di oggetti che poi possono essere comunque componibili per poi così realizzare una forma decisamente più complessa. Come funziona la stampa a resina? Beh, in maniera in realtà molto semplice, ma fa anche molta scena. Tento di spiegarlo nel modo più semplice possibile. Scusatemi se siete dei tecnici del mondo 3D e probabilmente dirò delle castronerie non super tecniche, ma serve un po' per spiegare a tutti come funziona una stampante di questo genere. Nella parte sotto al piano di stampa c'è un monitor LCD. Questo monitor LCD non fa altro che mostrare strato dopo strato il nostro oggetto 3D. Ad ogni singolo frame, per così dire, su questo monitor viene stampato, quindi viene solidificata la resina. La cosa bella di questa tecnologia è che ci permette di fare proprio uno strato intero alla volta, il che non necessariamente si trasforma in una maggior velocità di stampa, poi comunque quando avremo modo di testarla vedremo se effettivamente migliora o meno, ma la cosa che migliora in assoluto è la qualità. L'unico vero limite o problema che potremmo avere con questa tecnologia è la risoluzione del monitor che rappresenta ogni singolo strato della nostra stampante 3D. Infatti se la risoluzione è bassa, mettiamo anche un 720p, beh, anche il dettaglio della nostra stampa sarà bassa e probabilmente vedremo dei bordi veramente pessimi. In questo caso invece abbiamo un monitor piccolo, sì, ma dall'altissima risoluzione, se non ricordo male, addirittura un Quad HD. In questo modo possiamo avere molto molto più dettaglio ed è quello che ovviamente vogliamo. La stampa in resina a livello di qualità e dettaglio, soprattutto nei dettagli più piccoli, è superiore decisamente alla stampa tradizionale col PLA, con l'ABS o qualsiasi altro materiale plastico.
tramite filamento. Per quanto riguarda il salvataggio dei modelli 3D per la stampa con resina, non c'è nulla di diverso dall'altro, si usano dei software, in questo caso un software messo a disposizione da Elego, che vi permette anche di creare, eventualmente dove fosse necessario, anche gli strati di supporto. Ma questo non differisce assolutamente dalla stampa tradizionale. La comunità, almeno finora, per quanto riguarda questa stampante, è il fatto che veramente la tirate fuori dalla scatola ed è pronta per stampare. Ovviamente tutti questi vantaggi arrivano anche con un piccolo difetto. Lavorare con la resina non è veramente una cosa fantastica, infatti questo liquido innanzitutto è meglio non toccarlo con le mani, sebbene non sia effettivamente tossico, però l'altro problema è che ogni volta che maneggeremo un oggetto, comunque anche soltanto la stampante, avremo bisogno dei guanti per evitare di sporcare ovunque. Non solo, ogni oggetto che tireremo fuori da questa stampante avrà bisogno di un periodo di cura, così viene definito, ovvero dovrà essere immerso in una soluzione che permetterà di rendere perfettamente lisce le sue pareti. Quindi ci sono dei processi di passaggi un pochino più lunghi rispetto a questo tipo di stampante, ma relativamente, perché considerate anche che quando tireremo fuori un oggetto da questa stampante, normalmente, almeno se si vogliono fare le cose per bene, dovremmo comunque usare magari della carta vetrata per lisciare piano piano tutte le superfici, perché gli strati comunque si vedono. E questa era a grandi linee quello che si può fare con questa stampante. Cosa si può fare invece con quest'altra stampante, che è un kit, come vi ho detto? Beh, le stesse cose, ovviamente con un dettaglio differente e con tempi differenti. Prima cosa, ci vogliono almeno 3-4 ore per montarla. Sì, non è complicata di per sé, ma ci sono veramente un sacco di cose da curare. Però la cosa che ho apprezzato tantissimo è che hanno creato un manuale video, quindi sul loro canale YouTube c'è praticamente una playlist con tutta la serie dei passaggi da fare per poterla montare, quindi è stato in realtà molto molto semplice, quasi come un Lego. Come detto, si tratta quindi di una stampante tradizionale. Il filamento che viene posto qui dietro arriva direttamente all'estrusore, che scalda la plastica e strato dopo strato realizza il nostro oggetto 3D. Porta con sé ovviamente tutti i pregi e difetti di un tipo di stampa di questo genere, ma si possono realizzare veramente cose grandiose. Come potete vedere, in questo caso il piano si sposta sull'asse delle Z, quindi il nostro estrusore in realtà andrà soltanto sull'asse delle X e delle Y. Questo sinceramente la trovo una cosa molto molto interessante, soprattutto perché evita che sia l'estrusore a doversi alzare di volta in volta e in teoria almeno dovrebbe migliorare un po' la precisione della stampa. In questo caso abbiamo un piatto che è completamente in vetro riscaldato, quindi questo aiuta in tutti i casi sia a far sì che la plastica aderisca benissimo fin dai primissimi strati e che aiuti anche poi a staccare l'oggetto stesso, perché credetemi, spesso e volentieri non si staccano, diventa veramente complicato. Oppure la cosa peggiore invece è che non si attacchino per bene i primi strati, perché il rischio grossissimo è che da lì in poi la vostra stampa andrà letteralmente a morire. Ovviamente non c'è nulla da raccontarvi in più per quanto riguarda una stampante di questo tipo finché non la proverò effettivamente e non metterò queste due stampanti a confronto. La cosa che vi posso dire fin da subito, perché ho giusto acceso per fare alcuni test veloci, è che questa stampante è decisamente più rumorosa rispetto a questa, quindi se doveste decidere di acquistare una stampante ma avete soltanto la camera dove metterla, beh, consiglio sicuramente questa, sebbene la dimensione di stampa sia decisamente ridotta rispetto a una stampante di questo tipo. Ragazzi, io non voglio adesso annoiarvi con dati tecnici o quant'altro, quindi vi lascio i link alle due stampanti qui sotto in descrizione, non solo per l'acquisto ma anche per tutte le informazioni come dimensioni del piatto e quindi l'area di stampa e tutte le altre informazioni di precisione e quant'altro, così che almeno ve le leggiate con calma, perché in un video diventerebbe soltanto lungo e noioso. Detto questo, non vedo veramente l'ora di provare queste due stampanti, vi porterò un video a breve, relativamente, perché comunque sapete che le stampanti impiegano anche ore per stampare un singolo pezzo con un bel dettaglio, quindi spero di portarvi qualcosa entro 2-3 settimane al massimo. Ma non faccio promesse perché non sono molto bravo a mantenerle. Quindi, per oggi è veramente tutto, non mi resta che salutarvi e come sempre, se il video vi è piaciuto lasciate un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo sicuramente con il prossimo video. A presto!